Ciao, benvenuti su Mondo Cosmetic. Io sono Fabiana e se è la prima volta che ti capita di essere sul mio canale, benvenuto. Allora, oggi facciamo un tipo di video per me nuovissimo, ma che mi piace tantissimo. Ogni volta che mi capita di vederli su YouTube mi soffermo sempre perché mi piacciono. Per cui ho pensato, perché non farlo anche io? Quindi oggi facciamo il video dedicato ai prodotti terminati del periodo. Sono onesta, non ne sono tantissimi perché in realtà io non avevo mai pensato di fare questo video, per cui c'è questa tipologia di video, per cui non è che ho conservato i prodotti che termino. Quando poi ho deciso di farlo, ho iniziato a mettere da parte qualcosina, quindi non saranno tantissime cose, però insomma, se vi piace questa tipologia di video, scrivetemelo nei commenti in modo tale che io inizio a conservare i prodotti che terminano. Allora, ho qui con me la mia borsa piena di prodottini. Perdonate se ogni tanto cala la luce, ma non capisco per quale motivo. E iniziamo subito, pure che non vorrei fare un video molto lungo. Allora, ho degli shampoo con me e ora vi parlo un po' di tutti e tre. Vi dirò ovviamente il prodotto e cosa penso di questo prodotto, quindi se lo comprerò ancora oppure no. Allora, partiamo subito da questo qui. Allora, io ho sempre utilizzato prodotti della Yves Rocher. Quando ero ragazza utilizzavo i prodotti dal supermercato, poi ho iniziato a utilizzare i prodotti di Rocher, poi sono diventata consulente, poi capogruppo, per cui ho sempre avuto scorta di prodotti, soprattutto quelli per l'igiene personale. Tendo proprio ad avere scorta di questi prodotti, ma da quando non sono più capogruppo non mi ero accorta di non avere più scorta in casa, quindi convinta di avere ancora degli shampoo, in realtà non ce li avevo, quindi sono andata al supermercato e ho comprato lui. Ho comprato lui proprio perché in realtà tramite i video qui su YouTube dei prodotti terminati mi era capitato di vedere alcune volte questo prodotto ed era piaciuto quasi a tutti, per cui ho detto proviamolo. In particolare è l'ultra dolce di Garnier latte di mandorla nutriente. Allora, è un prodotto che mi è piaciuto tanto. Io di norma diluisco sempre gli shampoo, qualsiasi tipo di shampoo utilizzo li diluisco. Ovviamente ho diluito anche lui e in realtà questo secondo me ha bisogno di essere diluito un po' di più perché ha una consistenza molto cremosa, molto corposa, per cui nel momento in cui lo vado a diluire diventa, diciamo, perfetto, ovviamente diminuendo le dosi rispetto a quello che potrebbe essere un altro tipo di shampoo. Mi piace tanto, la profumazione è stata molto gradevole, non mi ha creato problemi di prurito, che comunque ho capelluto molto sensibile, quindi devo dire che mi è piaciuto tanto tanto. L'unica cosa che forse troverei è che è un po' troppo schiumogeno rispetto ad altri shampoo, però diciamo che, ripeto, io sono abituata ad alcuni tipi di shampoo, per cui insomma questa differenza l'ho notata, però mi piace e se dovessi trovarmi in una condizione tale da dover comprare qualche shampoo al supermercato, sicuramente ricomprerei lui. Qui invece ho due shampoo terminati della linea Yves Rocher. O meglio della Yves Rocher. Questa è la linea volume e densità ed è uno shampoo che devo essere onesta, ho preso perché non era disponibile quando feci l'ordine lo shampoo della Yves Rocher che utilizzavo solitamente e avendo io comunque un cuoio capelluto, come vi dicevo, problematico, però ho la radice, cioè ho la cute grassa, tende a crescere liscia e si appiattisce e poi diventa mossa sulle lunghezze. Avevo pensato a lui proprio perché volume e densità. Vi devo dire, tra tutti gli shampoo Rocher che ho provato, questo è quello che non mi è piaciuto particolarmente, o meglio, lo trovo uno shampoo carino, ha fatto il suo dovere in termini di, diciamo, di potere lavante, ecco, in quel senso sì, non mi ha creato problemi alla cute, però rispetto agli altri prodotti della Yves Rocher, gli altri shampoo che ho utilizzato, questo mi è piaciuto un po' meno. Nel senso che non ho trovato abbia dato grosso risultato di volume alla radice, quindi se io dovessi riacquistare, no, se io dovessi, io acquisto sempre gli shampoo della Yves Rocher, sicuramente i miei acquisti non vanno su questo qui, ma perché preferisco le altre linee rispetto a questo. Quindi i prodotti della Yves Rocher assolutamente sì, ma non in particolare questo qui per il mio tipo di capello. Diversamente invece è per questo shampoo qui, che in realtà è la crema lavante senza schiuma. Questo è un prodotto che a me piace tantissimo ed è molto delicato, molto, e per me che ho la cute sensibile è eccezionale.
Ha però una particolarità che è appunto quella di non fare schiuma, quindi per chi non è abituata a un tipo di prodotto del genere potrebbe essere difficile da utilizzare le prime volte perché uno si aspetta questa schiuma. Invece in realtà appunto non facendo schiuma è molto delicato, però lava bene i capelli ed è veramente, a me è piaciuto tantissimo, proprio tanto 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 ed è indicato per tutti i tipi di capelli. Questo qua l'ho utilizzato anche sulla mia bambina, sulla mia piccolina e non ha avuto nessun tipo di problemi, anzi, quindi questo qua assolutamente sì, è uno shampoo che mi piace tanto tanto. Poi andiamo avanti. Salviettine struccanti. Allora, io non sono mai stata negli anni passati una fan delle salviettine struccanti, ce le ho sempre in borsa, sia quelle lavoro sia nel, diciamo, nel mio beauty quando mi strucco, però non ne ho fatto mai un uso eccessivo, però trovo che siano comode e in alcuni casi ti salvano proprio. Devo dire che ho provato ultimamente queste qua della Moris, che sono le 3 in 1, quindi in realtà viso, occhi e labbra, e sono all'acqua micellare, con acqua micellare e olio d'argan. Vabbè. Vi devo dire che sono state carine, non mi hanno creato problemi, ho una pelle particolare, un po' problematica, perché ho la dermatite seborroica, ho la tendenza alla puperosi. Quindi in realtà ho una pelle ipersensibile, poi ancora di più ho una serie di allergie alimentari, per cui quando il mio corpo è infiammato, diciamo che sono bordeaux in viso. E queste qui non mi hanno dato nessun tipo di reazione, non mi hanno creato problemi, non mi hanno dato prurito, insomma, devo dire la verità, mi sono trovata abbastanza bene. I prezzi non li ricordo di tutti, di questi qua ricordo che stiamo intorno all'euro 50, all'euro 60, quindi se siete di Napoli e vi capita di andare da Muris, magari provateli perché sono carine. Poi, allora, ho provato questo qui, in realtà non è che l'ho provato adesso, l'avevo provato un po' di tempo fa, ma ultimamente ne faccio proprio un uso particolare. Questo è un prodotto della Stenom, è il dry spray, quindi uno spray a secco disinfettante espresso. Di questo ne uso veramente, ne uso tantissimo, perché lo utilizzo in diversi modi. Prima di tutto lo utilizzo nei filtri dei condizionatori, quando voglio, diciamo, igienizzare, quindi disinfettare le zone, diciamo, le superfici lavabili. Lo utilizzo all'interno delle scarpe. Cioè, devo dire, la verità, ne faccio veramente un grande uso. Ho sempre tante scorte, tant'è che di questo ne ho già altre acquistate, quindi sì, riacquisterei questo prodotto, che lo acquisto in continuazione, non me lo faccio mancare mai. E vi devo dire che lo utilizzo e lo trovo anche molto comodo perché, diciamo, qui in questo studio, perché questa è la mia camera, il mio studio, e all'interno di questa camera c'è anche un lettino per i massaggi che in realtà ho messo anche in, diciamo, in questa stanza perché stavo pensando di fare dei video dedicati anche in maniera un po' più specifica ai trattamenti estetici e ai massaggi. Magari pensavo a qualche video, credo si chiamano ASMR, quindi qualche video rilassante. E se vi piace questa idea, scrivetemelo nei commenti, così io mi inizio ad attivare per questo tipo di video qua. Quindi mi piacerebbe riuscire a fare dei video anche un po' diversi da quelli che sono i miei soliti. E quindi lo utilizzo anche, diciamo, sul lettino, insomma, lo utilizzo veramente in ogni modo possibile e mi piace tantissimo. Si trova spesso in offerta, quindi io quando c'è un'offerta particolare veramente ne faccio scorta. Ripeto, adesso ne avrò già altri due o tre, ma già da parte, ma veramente li consumo tantissimo. Poi, allora, ho questo qui che è lo struccante bifasico occhi brochet, e ho questo qua nel formato da 100 ml, c'è anche il formato da 200 ml. Questo qui è un prodotto che mi piace tantissimo, non mi faccio mancare mai. Anche questo né a casa né nella borsa trucco perché è proprio un alleato fedele per me. Strucca benissimo, soprattutto il trucco waterproof, io lo utilizzo soprattutto sugli occhi. E non brucia, non dà fastidio, insomma, mi sono sempre trovata benissimo, non ne serve tantissimo, non devi stare lì a 3 ore a strofinare. Devo dire, bellissimo, mi piace sempre tanto tanto e di solito si trova sempre l'offerta formato grande con il piccolino, diciamo, vicino, quindi io ne approfitto sempre. Poi, allora, questo qui è il siero, sempre avrò, allora sicuramente parlerò spessissimo dei prodotti La Roche perché comunque ne ho sempre fatto uso, ne continuerò a fare, quindi faranno sempre parte un po' dei miei video. Allora, questo è il siero concentrato bifasico rigenerante da notte della linea Anti-Age Global. È un siero secondo me molto bello ed è in questo momento forse il prodotto più venduto della Roche. Ha praticamente il sistema a contagocce e a parte che
Ha un profumo secondo me spettacolare e io l'ho sempre utilizzato da solo senza nessun altro prodotto dopo. E vi devo dire la verità che la pelle veramente risulta distesa, rilassata, più luminosa. A me piace tantissimo come prodotto. È forse tra i prodotti un po' più cari della Ivrea Shea, però devo dire che insomma, soprattutto la linea Anti-Age Global è tra le linee più performanti. Quindi diciamo che secondo me il prezzo vale per il prodotto. È 30 ml di prodotto, ma ce ne vuole pochissimo, quindi secondo me è un acquisto che va fatto. Poi, allora, ho questo campioncino qui, Urea Repair Plus della Eucerin. Questo qui è un prodotto che in realtà mi è stato omaggiato da una farmacia che io, insomma, da quale ho acquistato degli integratori online e all'interno del pacco c'erano questo campioncino ed altri campioncini. Questo è nel formato da 20 ml. Ed è un prodotto che mi è piaciuto tantissimo. Non ho comprato ancora il full size, semplicemente perché ho la casa piena piena zeppa di prodotti per la skincare, cura della pelle, eccetera. Quindi non l'ho acquistato ancora perché ho altri prodotti da smaltire, però lo conservo perché è uno dei prodotti che voglio assolutamente comprare nel formato full size perché veramente la pelle è risultata veramente lenita, idratata, molto luminosa, riparata in alcuni casi. Ripeto, io ho una pelle problematica, quindi questo veramente mi ha, devo dire la verità, ho notato la differenza sulla mia pelle. Quindi questo qua mi è piaciuto tanto, tanto, tanto. Ripeto, è l'Urea Repair Plus della Eucerin. Poi, allora, li prendo tutti quanti insieme così ve li faccio vedere. Sono tutta una serie di prodottini, sempre Yves Rocher, dedicato al contorno occhi e non solo. Allora, andiamo in ordine. Questo qui è praticamente il contorno occhi anti-age della linea Anti-Age Global. Questo qui. Eccolo, allora questo qui ha l'applicatore diciamo diciamo così in metallo, quindi si applicherebbe perché avrebbe anche un'azione defaticante. E, allora, come prodotto vi devo dire che nulla da dire, è veramente un buon prodotto. Io personalmente che sono altamente reattiva al nickel, sia a livello alimentare che a livello diciamo da contatto. Ho preferito utilizzarlo mettendolo sul dito e applicandolo, quindi senza applicare questo direttamente sulla pelle, ma perché, ripeto, io sono veramente molto reattiva. Perché ho preferito utilizzarlo in questo modo qui. Vi ricordo che tutti i prodotti della Yves Rocher sono senza nickel, però, insomma, in casi in cui c'è un applicatore di questo tipo, è sempre meglio utilizzare il dito e non l'applicatore diversamente direttamente se ci sono dei problemi di reazioni. È un prodotto che mi è piaciuto, però devo dire che c'è stato qualche prodotto che mi è piaciuto di più rispetto a questo qui, nonostante la linea Anti-Age Global sia secondo me tra le migliori della Yves Rocher. Quindi diciamo sì, mi è piaciuto, l'ho utilizzato volentieri, però per il momento insomma mi affido ad altri contorno occhi. Ad esempio c'è questo qui della Rich Cream, che è un contorno occhi molto ricco. Ed è in questo caso invece il beccuccetto in questo modo qua. Ed è questo invece un correttore che mi piace veramente tanto. È indicato per delle pelli un po' più mature, un po' più secche, però io ho una grossa mimica facciale, poi sorrido spesso ringraziando. Voglio dire, sono molto fortunata, quindi ringrazio tanto, sorrido tanto. E quindi mi si stanno facendo le rughette di espressione, quindi soprattutto nel periodo di forte dermatite, eccetera, eccetera, riesco a fidarmi a dei prodotti un po' più corposi. E questo qui, devo dire, mi piace soprattutto in inverno, ovviamente. È molto bello e molto molto ricco, quindi mi piace tanto. Quindi diciamo che tra i due preferisco questo, anche se questo qui posso utilizzarlo anche in altri periodi dell'anno, questo invece in periodi particolari. Poi ci sono questi altri due prodotti che sono dedicati alle rughe. In realtà questo qui è il filler occhi e labbra, questo qui, e ha un applicatore fatto in questo modo qui. Ed è un prodotto che va a riempire quelle che possono essere delle rughette. Ecco, appunto, io lo utilizzo molto sul codice a barre perché appunto utilizzo molto la mimica facciale, tendo a masticare un po' le labbra, quindi insomma, si stanno facendo queste rughette assolutamente antiestetiche e quindi io utilizzo questo nel contorno labbra e nel contorno occhi e vi devo dire che dà proprio quel senso di riempimento. Io dico sempre che mi ricorda un po' l'effetto della gomma da cancellare, non che sia permanente perché vi direi una sciocchezza, è un prodotto questo che vi riempie
la rughetta in maniera temporanea, però quando la applicate vi dà proprio quella sensazione di, diciamo, di consistenza particolare che vi riempie la rughetta. Quindi questo mi piace tantissimo e questo qui anche mi piace molto molto molto, però a differenza dell'altro questo viene applicato con questo applicatore, vedete, molto particolare, direttamente sulla ruga profonda. Quindi questo qua lo utilizzo ad esempio molto sulla ruga questa qui, perché appunto io sto sempre così, quindi si fa questa rughetta qui e mi piace tanto. Poi ho due profumi, sempre di La Roche. Uno è il, perdonate la pronuncia, è Moment de Gloire, ed è un profumo questo nella versione low che non fanno più, quindi non è più in commercio purtroppo. Ed era il mio profumo preferito, proprio l'ho tenuto, sapete come, proprio in maniera preziosa fino alla fine, perché era il mio preferito, però purtroppo non lo fanno più. Questo qui invece è il Come Evidence, che è il profumo più venduto della Roche. Ed è, diciamo, il mio profumo quotidiano. È un profumo che mi piace molto perché è sensuale, femminile, però non troppo presente, non troppo invadente. E quindi mi piace tanto, tanto, tanto. Poi ho messo qui da parte quattro prodottini che in realtà non sono ancora proprio completamente terminati, ma manca veramente proprio un goccino, per cui ho preferito inserirli in questo video qua. Uno è lo struccante bifasico della Puro Bio, ed è questo, rispetto a questo qui, uno struccante più indicato per il viso, e strucca bene anche gli occhi, però non il trucco waterproof, o almeno io ho notato che fa un po' di difficoltà a struccare il trucco waterproof, mentre invece questo qui, che è proprio specifico per il trucco waterproof, ovviamente per lui è più facile farlo. Però questo è molto delicato, cioè sulla pelle veramente strucca benissimo, è molto delicato, mentre questo ovviamente è molto oleoso, questo qui invece dà meno la sensazione di unto e mi piace veramente tanto 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 questo qui. E quindi sì, questo qua lo ricomprerei assolutamente sì. Poi questo qua è il fondotinta Le Radier di Vrochet, ed è un fondotinta secondo me della copertura media illuminante, quindi ha un finish illuminante. È un fondotinta che utilizzo, diciamo, in maniera quotidiana, l'alterno spesso a una BB cream che utilizzo di Puro Bio, e mi piace perché riesce a comunque uniformare molto il mio viso, nonostante, vi ripeto, io abbia questo viso molto particolare, arrossato, eccetera, eccetera, e ce ne vuole poco, non mi crea macchie, si stende bene, quindi mi piace tanto come fondo, l'acquisto molto molto volentieri. Invece come mascara ho questo qua della NARS, il Climax, che in realtà ho già un altro pronto all'uso, ma sto continuando ad utilizzare ancora questo qui perché, nonostante si sia seccato, mi piace ancora l'effetto che fa sulle mie ciglia. Ce l'ho in questo momento, questo credo sia una passata, massimo due. E mi piace perché non sgretola, non macchia, non si scioglie facilmente, si strucca bene, poi mi separa bene le ciglia, le allunga, quindi è un mascara questo che mi ha piacevolmente sorpreso. Quindi sì, lo ricomprerei, tant'è che già ne ho un altro pronto. E poi ultimo prodottino che vi faccio vedere adesso è una maschera della Alchemilla, della linea Air, K-Air. È la maschera capelli multivitaminica, azione urto con vitamina A, B5, C e F per capelli normali, secchi e sfibrati. Questa è una maschera che mi piace tantissimo. Allora, mi piace il profumo, mi piace la consistenza, mi piace l'effetto che ha sui capelli, non li appesantisce, li districa bene, li nutre, veramente il capello prende corposità e mi piace tanto. Lo utilizzo anche sui capelli di mia figlia, che vabbè, a me ce ne vuole veramente proprio una nocciolina perché i capelli adesso sono corti. Mentre invece a mia figlia, che ha i capelli lunghi, ce ne vuole una noce, ma riesce a districare bene tutti i capelli e mi piace tanto, tanto, tanto. Quindi questi sono i prodottini che ho terminato in questo periodo. Ho cercato di non fare un video lunghissimo, anche se mi rendo conto che però è venuto un po' lunghetto. E vi ringrazio se mi avete seguito fino a questo punto. Se vi è piaciuto il video, pollice in su. Se non vi è piaciuto, non mettete il pollice in giù. Vabbè, io scherzo. Vi mando un bacio grande, grande e vi aspetto al prossimo video. Un bacio ragazze, ciao!